Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi ho qui questo DIY kit. Allora, io non so bene la marca quale sia, perché io pensavo fosse Silk Clay la marca, perché vedete, io già ho utilizzato la clay, quella morbida che asciuga l'aria di questa marca, e io l'ho sempre chiamata Silk Clay pensando fosse la marca, ma mi viene il dubbio che sia questa marca. Boh, non lo so, comunque diciamo che è della Silk Clay, perdonatemi insomma se sbaglio, ed è un kit il cui contenuto ti permetterà di realizzare questo unicorno super super grazioso. Appena l'ho visto ho detto no, ok, ci devo provare assolutamente. Oltre alla Silk Clay contiene anche la Foam Clay, che è la clay che asciuga sempre all'aria ma che è piena di palline di polistirolo. Questo è il contenuto del nostro kit e dietro ci sono le istruzioni, quindi io direi di andare subito ad aprire la confezione. Allora, tiriamo un po' fuori, ci sono innanzitutto queste parti in polistirolo, questi ovetti. Ci sono due ovetti e ci serviranno per realizzare la struttura del nostro unicorno. Ok, qui ci sono le clay ed infine abbiamo questo strumento che oddio, non è una palettina, non è un dotter, non so cosa sia, comunque ok, ci sarà utile sicuramente. Tiriamo fuori le clay. Dove vai, ovetto? Rimani qui. Allora, abbiamo questa bianca e poi abbiamo questa qui, guardate che carina, che è suddivisa in quattro parti. Allora, dato che l'unicorno sarà prevalentemente bianco, ho già provveduto a ripulire il mio piano da lavoro perché altrimenti si sporcherà alla velocità della luce. Allora, per prima cosa dobbiamo rivestire le due palline di polistirolo, i due ovetti di polistirolo, proprio con la clay bianca, e già sorge un problema perché non ci hanno dato nessuno strumento per poter appiattire e io non ho il rullo purtroppo. Quindi mi dovrò attrezzare con qualcosa che ho qui in casa. Non vi dico che sembra un butter, ma poco ci manca, infatti la devo smettere di giocarci. Ok, divido in due parti, deve anche avanzarmi un pochino di clay comunque per fare dettagli, le orecchie, le zampette, eccetera, eccetera. Comunque un ovetto è più grande, vero? Questo mi sembra più grande. Ok, dividiamo intanto la clay. Ciao ragazzi, è la Roby del futuro che vi sta parlando, perché la mia concentrazione era massima per creare questo unicorno, quindi ho deciso di parlare poi sopra il video. Vado a prendere un pezzetto, circa un terzo della clay, per poter ricoprire tutto l'ovetto più piccolo, che è quello per il muso. E utilizzando questo bellissimo pennarello vado a spianare e ad ottenere una foglia di clay bianca. Devo ammettere che il pennarello ha funzionato abbastanza bene, la sfoglia è venuta bella liscia ed omogenea, quindi non ci resta che ricoprire l'ovetto più piccolo, quello per il musetto del nostro unicorno. Ora ho preparato due palline di clay sempre bianca che mi serviranno per dare la forma alle orecchie dell'unicorno. Questa è una tecnica che potete usare per fare le orecchie di qualsiasi animale. Infatti vi basterà prendere una pallina di clay, tenerla fra due dita e schiacciare un pochino la base in maniera tale da ottenere un bel triangolino. Poi con lo strumento in dotazione vado ad incavare la parte centrale del triangolo per dare proprio l'idea del padiglione dell'orecchio.
A questo punto non mi resta che andare a posizionare le due orecchie sulla parte superiore della testa dell'unicorno. È il momento di creare gli occhi. Ho già preparato due dischetti più grandi bianchi, due dischetti piccini sempre bianchi e ora vado a prendere un pochino di clay nera per poter creare due dischetti di misura intermedia. Vado poi ad assemblare il tutto ottenendo così gli occhi dell'unicorno. Li ho già posizionati sul muso dell'unicorno e non mi sembra poi così tanto strabico, quindi posso ritenermi soddisfatta. Vado anche a prendere un po' di clay verde, anzi tutta la parte di clay verde che avevo a disposizione del kit, e vado a creare una sfoglia sempre con il mio strumento super professionale, cioè il pennarello celeste. La sfoglia verde ci serve per andare a ricoprire la parte finale del musetto. Ora un'operazione degna del miglior chirurgo di tutti i tempi. Vado ad incidere le narici dell'unicorno e credo di aver ottenuto un buon risultato. Ora è il momento di assemblare il corpo e il muso, quindi basterà preparare una specie di dischetto che farà da congiunzione tra le due parti. Sempre con la clay bianca preparo un bel salsicciotto che vado a dividere in quattro parti più o meno uguali. Queste saranno le zampette dell'unicorno. Preparo anche quattro parti di clay verde che mi era avanzata dal musetto e questi qui mi serviranno per ricoprire la parte finale delle zampe e per andare a creare l'effetto zoccolo. Per abbellire le zampette utilizzo la foam clay che, oltre ad essere piena di palline, è di un verde super super glitterato e quindi vado a creare delle striscioline da mettere tra il bianco della zampa e il verde dello zoccolo. Una volta preparate tutte le zampe, non ci resta che assemblarle. Le posteriori tipo sdraiate, invece le anteriori dovranno sostenere il corpo dell'unicorno, quindi è essenziale attaccarle bene e wow, sta in piedi! Ed ora ragazzi, il momento magico, andiamo a creare il corno, se no che unicorno sarebbe? Con due salsicciotti, uno rosa e uno verde glitterato, e li vado ad arrotolare insieme. Devo ammettere che è proprio carino e questa combinazione di colori rosa, verde e bianco mi fa impazzire, sono dei colori delicati bellissimi. Poi con le clay colorate che mi sono avanzate ho creato dei salsicciotti per fare le ciocche della criniera e della codina. Qui non mi sono ripresa più di tanto perché era un'operazione veramente veramente super semplice e così abbiamo terminato. Bene ragazzi, io direi di aver finito. Allora, nella immagine della confezione c'erano anche queste ali, le decorazioni con le stelline e diciamo che la criniera e la coda erano fatte in maniera totalmente diversa. Io ho preferito fare il corno e la coda soprattutto un pochino più piene ed evitare di fare queste ali che comunque non mi piacevano più di tanto e soprattutto anche la criniera non mi convinceva affatto. Allora, il risultato non è precisissimo, ci sono stata dietro tipo un'ora e mezza e
tra vari problemi, perché comunque la clay comincia dopo un po' a seccarsi e quindi non è proprio semplicissimo, però comunque il mio unicorno è venuto fuori. Devo dire che è stato molto molto divertente andare a crearlo. Mi piace tantissimo l'idea di utilizzare gli ovetti di polistirolo per fare la struttura dell'unicorno. Insomma, devo dire che a parte verso la fine in cui ero leggermente esasperata, mi sono divertita e il kit mi è piaciuto molto. Fatemi sapere magari anche voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se vorreste vedere anche altri, kit di questo genere. E niente ragazzi, se avete un nome da dare al nostro unicorno, scrivetemelo giù nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video, vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!